Ciao a tutti! Nel video che ho dedicato a Ossessione di Stephen King, il libro scomparso dell'autore più famoso della letteratura contemporanea, vi avevo annunciato che avrei trattato un altro suo titolo ricercatissimo, introvabile, dello scrittore. E effettivamente oggi è arrivato il momento. Tratteremo infatti di Unico indizio, La luna piena. Un libro che effettivamente è un enorme cruccio per i fan di Stephen King che lo ricercano disperatamente e dovendo lottare con le aste su eBay che a volte raggiungono delle cifre obiettivamente esagerate, centinaia se non migliaia di euro in base all'edizione, cioè francamente è una follia, chiedono i vostri reni in cambio di questo libro praticamente e voi mi chiederete ma come hai fatto a leggerlo Matteo? Nel modo più semplice possibile, un'opzione che non viene mai considerata. Ragazzi, mi raccomando, molto spesso le risposte sono sotto casa vostra e quindi l'ho preso in biblioteca. Le biblioteche sono dei luoghi magici fantastici che hanno degli archivi effettivamente che possono offrire sorprese e possono darvi accesso a libri fuori catalogo, introvabili e che possano però allo stesso tempo sanare la vostra curiosità. Quindi armatevi di pazienza e agite! Oggi però appunto parliamo di questo libro di Stephen King che inspiegabilmente in realtà è finito fuori catalogo, mentre per Ossessione c'è stata la scelta volontaria dell'autore perché è tristemente legato a due fatti di cronaca cruenti degli anni 90, due sparatorie nei licei dove pare i colpevoli avessero una copia di Ossessione nell'armadietto. Stephen King ha deciso di ritirarlo dalle librerie e proibirne la pubblicazione in tutto il mondo, scelta che non condivido, ma almeno sappiamo che una motivazione c'è. Ora, io ho cercato un po' in giro, però obiettivamente non mi sembra che King abbia avuto la stessa spinta verso questo titolo. Sicuramente non è un libro che lui stesso ritiene tra i suoi più riusciti, però è un libro che si trova tranquillamente nell'edizione inglese. Le edizioni italiane sono svanite nel nulla, infatti credo che l'ultima disponibile sia proprio quella che ho letto della biblioteca, che è un'edizione Salani del 1991. E in realtà questo libro, diciamo che per quanto ricercato dai collezionisti, sicuramente è un pezzo da avere se siete dei fan di King, proprio di quelli estremi, in realtà a mio parere dopo la lettura non c'è da strapparsi i capelli come in Ossessione. Cioè Ossessione secondo me è veramente un gioiello che vale la pena recuperare in qualsiasi modo. Unico indizio La luna piena invece a mio parere è un puro divertissement e infatti nasce come divertissement perché con un'idea abbastanza carina e simpatica che King, almeno in questa edizione, non so se anche in tutte le altre, espone nella prefazione. Nella prefazione sostanzialmente l'autore ci svela che questo libro nasce con l'intento di essere associato a un calendario, quindi l'idea di realizzare un romanzo che effettivamente leggi man mano, i cui capitoli vengono letti man mano che scorrono i mesi, no? Quindi un calendario romanzato, ok, mettiamola così, con associate delle illustrazioni che effettivamente compaiono all'interno del libro. E quindi King, di fronte a questo lavoro su commissione che lui accetta di buon grado nonostante anche a tratti le difficoltà di gestire una storia in 12 mesi che debba essere fruita in 12 mesi, decide di adottare uno dei cliché horror che meglio si adatta a questo tipo di storie. Ovviamente con il corso dell'anno abbiamo anche vari cicli lunari, quindi avrete già capito anche dal titolo banalmente Unico indizio La luna piena che King prenderà il mito dei licantropi, dei lupi mannari, ed effettivamente l'idea alla base della storia è semplicissima. C'è una piccola cittadina del nord degli Stati Uniti che viene improvvisamente scossa da fatti terribili, in particolar modo degli omicidi. Inizialmente si sospetta o di un assassino umano o di un orso, ma pian piano noi capiamo che si tratta di un lupo mannaro, anche perché un bambino chiamato Marty, costretto in carrozzella, effettivamente l'ha visto ed è riuscito anche a ferire
ferire questo lupo lanciandogli un petardo addosso e privandolo di un occhio. Nessuno ovviamente crederà al ragazzino, come è lecito aspettarsi dalle storie degli anni Ottanta. Nelle storie degli anni Ottanta ci sono sempre bambini, ragazzini che si interfacciano con creature mostruose e puntualmente non vengono mai creduti. C'è la casa che vola da sola e c'è la madre sempre imbufalita che dice al ragazzino: cosa hai combinato? Quindi vabbè, è un cliché degli anni Ottanta. Anche di fronte al sovrannaturale i genitori non ci credono mai e pensano sempre che sia colpa dei figli. Vabbè, fatto sta che questo è un po' il sunto del libro. Ogni capitolo appunto è strutturato come se fosse un mese. Partiamo da gennaio a dicembre. King stesso dice: cari astronomi, vi prego, perdonatemi, non ho rispettato il giusto ciclo lunare, perché ovviamente per ogni mese King decide di ambientare la parte del racconto in una determinata festività. Quindi abbiamo il 4 luglio, abbiamo il Capodanno, abbiamo il Natale, quindi insomma il ciclo lunare non è rispettato. Quindi lui lo dice, tra l'altro a me ha fatto molto ridere questa cosa, di lui che prega in ginocchio gli astronomi di non mandargli delle lettere dandogli dell'incompetente, è pura libertà narrativa, ok? Però veniamo a noi, perché questo libro è, per quanto divertente, per quanto molto veloce da leggere, è un libro brevissimo, cioè sono 100 pagine scarse, ma corre via proprio così in un attimo, anche perché comunque King scrive effettivamente molto bene e sa prenderti, lui è capace di scriverti libroni da 1000 pagine che ti finisci in 2 giorni. È un libro che scorre veloce, appunto, vi dicevo, ma anche proprio nella struttura non ha una complessità tale da chiedere al lettore di stare attento a ciò che sta leggendo, anche perché King comunque era vincolato dall'esigenza di suddividere il tutto come se fosse appunto un romanzo calendario. Quindi per buona parte del libro in realtà noi vediamo degli sketch, sono più degli sketch, delle situazioni che assommate assieme ricordano un po' i film slasher degli anni Ottanta, perché noi sappiamo che il mese Tot, un povero cristiano finisce vittima del lupo mannaro, ok? A livello di violenza diciamo che King rimane comunque abbastanza nell'ambiguo, nel non detto, ma allo stesso tempo, forse perché vincolato sempre da questa struttura molto, molto ferrea e soprattutto da un'esigenza di asciugare la scrittura, non ho trovato un'ottima costruzione della suspense, cioè tutto avviene in modo molto quasi da raccontino fiabesco, no? Raccontino della buonanotte, non ti carica la tensione come succede in altri suoi romanzi e soprattutto non riusciamo tanto ad empatizzare con i protagonisti perché dovendo essere brevi i capitoli non c'è alcuna costruzione forte del background dei personaggi. Quindi sostanzialmente non dico che sono delle macchiette, perché comunque King riesce sempre ad evitare lo stereotipo macchietta del personaggio, però comunque sono abbastanza bidimensionali e quindi si fa fatica effettivamente a temere per loro, a patteggiare per loro, è tutto abbastanza telefonato, soprattutto per buona metà del libro noi sappiamo: tizio sente dei rumori, oh no, che cos'è? Aiuto, lupo mannaro morto. Quindi è così per buona parte, finché appunto non viene introdotto mai, che è questo ragazzino eroico che però noi conosciamo praticamente già a oltre metà del libro, cioè almeno costruire pian piano il personaggio avrebbe aiutato, anche se credo sia ricercato proprio perché questo libro nasce un po' con l'intento di essere letto capitolo mese per mese, quindi probabilmente anche questa divisione netta serve anche, e una scarsa complessità nella struttura della storia serve anche perché il lettore non deve sostanzialmente dimenticare dei particolari. C'è un ma però, nel senso che in realtà secondo me la struttura del mistero non è costruita alla perfezione, perché obiettivamente, senza fare spoiler, si capisce chi è il cattivo, chi è l'uomo che si trasforma come lupo mannaro nello stesso istante in cui viene presentato. Cioè io appena ho letto tizio X, oh no, agli incubi di gente massacrata, oddio cos'è successo, poi apre la porta e si trova un cadavere davanti, tu dici ok, è lui, e infatti è lui obiettivamente, non è che c'è un twist particolare che ti faccia dire oh, così, no, è tutto abbastanza lineare, e soprattutto la stessa illustrazione
rivelazione, che compare prima della grande rivelazione, effettivamente ci svela che è lui. Quindi abbiamo già uno spoiler dall'illustrazione, ma soprattutto il lettore ci arriva subito. Quindi a livello di costruzione del mistero è molto telefonato e lineare, cioè ce lo aspettiamo. È da intendere questo libro come appunto un divertissement, è un raccontino horror non così tanto spaventoso, perché in realtà come tensione è piuttosto freddino, ma che allo stesso tempo riesce a far passare un'oretta di intrattenimento. Sicuramente è un libro molto più interessante per coloro che, da fan estremi dell'autore, vogliono possedere tutti i suoi libri in libreria. Però allo stesso tempo, se invece state cercando altri titoli di Stephen King, magari i suoi classici da leggere, allora questo ve lo consiglio proprio come ultima spiaggia, sostanzialmente. Io l'ho voluto leggere un po' perché mi sto recuperando tutti i libri dell'autore e un po' perché comunque il mito del fatto che sia introvabile obiettivamente a un bibliofilo come me è abbastanza intrigante. Tuttavia non mi pento di averlo letto, nel senso che comunque King è un ottimo scrittore, un ottimo intrattenitore. Credo che, come vi ho detto, a livello di scrittura in realtà qua sia stato vincolato dai capitoli molto brevi e non sia riuscito a esprimere tutta la sua capacità descrittiva, di introspezione dei personaggi, nella costruzione della suspense. Aveva dei caratteri limitati e quindi si è molto costretto, sostanzialmente. Però comunque sono contento di averlo letto, diciamo. Però adesso tocca a voi. Fatemi sapere se conoscevate già Unico indizio della luna piena, che tra l'altro il titolo italiano non è fedele all'originale, ma secondo me è molto più bello, perché il titolo in inglese è Cycle of the Werewolf, il ciclo dei lupi mannari. Molto più bello, secondo me, molto più anni 80, Unico indizio della luna piena, adoro. Vabbè, fatemi sapere se lo conoscevate già. Esiste anche un film che io non ho visto, sarei curioso di capire come l'hanno strutturato, perché comunque la storia in sé è molto risicata, quindi vorrei capire se nel film eventualmente l'hanno ampliata, l'hanno resa un po' più complessa, però boh, lo recupererò, fatemi sapere. Il film appunto è Unico indizio della luna piena, come titolo del libro in italiano, in inglese è Silver Bullet. Quindi niente, fatemi sapere se conoscevate già questo libro di Stephen King, se siete riusciti ad averlo in libreria e soprattutto se l'avete letto. L'avete letto, non l'avete letto, vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Qual è il vostro libro preferito di Stephen King? Fatemelo sapere. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, ricordandovi che dell'autore ho già recensito, oltre a Ossessione, anche Carrie e Pet Sematary. Quindi se siete curiosi andatevelo a vedere. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!